Anche quest'anno abbiamo portato delle novità, cerchiamo di farlo ogni anno per in qualche modo incuriosire la clientela, e quindi oltre al rosa, che ormai è diventato un classico negli ultimi anni, da colore novità a uno dei più venduti e dove ogni anno in qualche modo tante persone scelgono di inserirlo all'interno del loro albero, quest'anno abbiamo tutte le decorazioni a tema candy, ovvero a tema dolci, decorazioni molto simpatiche che sono apprezzate tanto dai bambini quanto dagli adulti, e anche lì portiamo dei colori particolari che vanno dall'azzurro al rosa, che non sono proprio soliti del nostro Natale, ma in qualche modo sempre molto d'effetto. È chiaro poi che tantissime persone ogni anno continuano a scegliere i classici intramontabili come il rosso, l'argento o l'oro. Qual è la particolarità per quest'anno? Diciamo che uno dei nostri prodotti di punta, che tra l'altro è un prodotto adornato artigianalmente da noi, sono le lanterne, che per l'appunto andiamo a comporre con tantissimi soggetti tra i più disparati. Possiamo avere uno dei più classici, la natività, ma anche un angelo, può essere una renna, può essere un orso, tutto il tema del bosco, e quindi si possono andare a tematizzare in mille maniere differenti. Vengono adornate direttamente da noi ed è uno di quegli articoli, soprattutto da regalo, molto apprezzato da amici o parenti. Diverse le attività dedicate ai bambini che si svolgeranno durante le festività natalizie al Garden Center Florio. Tutti i weekend abbiamo organizzato una serie di attività per i più piccoli, quindi diciamo che fino al 17 di dicembre, ovvero l'ultimo weekend prima di Natale, troverete tutti sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio una serie di attività, tra le quali Babbo Natale che vi aspetta all'interno della sua casetta. Quest'anno la novità è il Grinch, il quale è molto dispettoso e quindi vedrete spesso le scenette tra Babbo Natale, il Grinch e i bambini che cercheranno di aiutare Babbo Natale stesso. I vari laboratori, quindi il laboratorio del Narciso, ogni bambino verrà regalato un piccolo bulbo che potrà piantare all'interno di un vasetto. E poi abbiamo il laboratorio della letterina, dove chiaramente si scriverà in un apposito spazio con l'aiuto degli elfi la letterina per Babbo Natale. E poi la dolce cavallina all'interno di un'ambientazione completamente nuova, il santo presepe con figure a grandezze naturali e poi tante figure luminose per fare delle foto o dei selfie.